Abbiamo detto spesso il Cerito Lapa è anche una macchina del tempo e se seguirete questo festival avrete spesso questa impressione di viaggio nel tempo. 313 film in 8 giorni divisi in una decina di sezioni, ma questa sera festeggiamo la rinascita di uno dei grandi film, di uno dei film più amati della storia del cinema, Il Gattopardo. Questa sera abbiamo anche un altro privilegio di avere con noi uno dei grandi costumisti della storia del cinema, che è qui con noi questa sera e gli siamo veramente grati, Piero Tosi. Visconti aveva degli ideali diversi di avere Harlan Castle. Il suo sogno era di avere l'attore russo che ha interpretato Ivan Terribile. Cercasse. Meno male poi il film era fatto Harlan Castle, perché credo che sarebbe stato un disastro con l'attore russo. Dunque, Claudio Cardinale era nel momento più bello della sua carriera, era una ragazza molto timida, molto riservata, che però al ciacchi prendeva vita e aveva proprio una sua natura d'attrice. E io l'ho usata strizzandola in un busto feroce, modellando le spalle, modellando le fianche e tutto. Pensate, tenere un busto dalla mattina alla sera con il caldo del Palermo in agosto, perché il ballo l'abbiamo girato in agosto, quindi era un supplizio feroce, soprattutto per le donne. Tant'è vero che nel cortile del Palazzo Ganghi c'era sempre pronta una ambulanza per portare via le svenute. Queste povere martiri, erano abbastanza. Grazie e buona visione.